I disturbi dello spettro dell'autismo fanno parte dei disturbi del neurosviluppo e si configurano come delle problematiche legate ad aspetti sociocomunicativi e alla presenza di interessi ristretti nei bambini. Cosa vuol dire? Vuol dire che i bambini con disturbo dello spettro dell'autismo possono presentare difficoltà nelle relazioni con gli altri, che possono o meno associarsi a problemi in ambito del linguaggio o comunque della comunicazione e solitamente presentano una focalizzazione verso interessi, attività o oggetti che vengono portati avanti in modo ripetitivo e continuo. Si parla di disturbi dello spettro dell'autismo proprio perché questi disturbi sono pensati come molto diversi e variegati tra di loro. Nella versione precedente dei manuali diagnostici venivano identificati diversi disturbi, diversi sottotipi e categorie che adesso sono state unificate all'interno dei disturbi dello spettro, appunto dell'autismo, che dà proprio l'idea di questo continuum dimensionale, dove troviamo bambini con differenze molto forti tra di loro, quindi bambini nei quali è presente anche una disabilità intellettiva e un problema del linguaggio, quindi non riescono proprio a sviluppare la capacità di comunicare nell'estremo, diciamo, più grave, e bambini che invece vengono definiti ad alto funzionamento, dove solitamente c'è una buona intelligenza, il linguaggio è preservato, ma possono esserci dei problemi, tutti quegli aspetti che vengono definiti di pragmatica del linguaggio, cioè la capacità di cogliere le sfumature, tipo l'ironia, gli scherzi, i doppi sensi nel linguaggio e che sono fondamentali nelle relazioni con gli altri. Io mi occupo di disturbi dello spettro dell'autismo da non tantissimo tempo e grazie, insomma, anche alla collaborazione di una ricercatrice che lavora con me, la dottoressa Cardillo, che adesso sta facendo un postdoc, quindi sta proseguendo la sua carriera di ricerca, e con lei abbiamo approfondito aspetti legati alle abilità visospaziali, appunto alla pragmatica del linguaggio, soprattutto nei bambini con alto funzionamento nei disturbi dello spettro dell'autismo. Per quanto riguarda l'aspetto genitoriale, per un genitore è molto difficile sostenere la vita di tutti i giorni con un disturbo dello spettro dell'autismo ed è molto diverso un bambino con un basso funzionamento, quindi con basse abilità cognitive e problemi del linguaggio, un bambino che invece presenta buona intelligenza e abilità linguistiche ben sviluppate. Chiaramente le difficoltà sono diverse, ma questo non significa che da una parte sono presenti e dall'altra sono assenti. E anche il tipo di trattamenti, di terapie che vengono proposti alle due tipologie di casi sono estremamente diversificati. Da un punto di vista degli aiuti, sono presenti sul territorio numerose associazioni per genitori di bambini con autismo che offrono un sostegno più a livello di gruppo genitoriale, nel senso che i genitori possono confrontarsi tra di loro rispetto a delle situazioni di vita quotidiana che si trovano ad affrontare appunto, giorno per giorno. Esistono poi tutta una serie di interventi che vengono proposti da specialisti e che, come dicevo, sono molto diversi nel caso del basso funzionamento o nel caso dell'alto funzionamento. Tra questi interventi, alcuni godono di una maggiore validità scientifica, altri sono stati meno validati proprio a livello scientifico. Quindi, il suggerimento che mi sento di dare è quello ai genitori è di richiedere sempre se esistono delle prove di validità scientifica dell'intervento, perché questo può essere una garanzia anche del tipo di proposta terapeutica che viene fatta da uno specialista. Purtroppo, insomma, ci sono anche delle situazioni meno controllate dove non sempre questi interventi che vengono proposti sono quelli validati anche dalla letteratura scientifica e deve essere riposta una certa attenzione nella scelta appunto della tipologia degli interventi. Per quanto riguarda l'alto funzionamento, che sono le casistiche di cui ci occupiamo maggiormente,
recentemente anche qua appunto all'ABDA, la richiesta principale dei genitori è quella di prima di tutto capire il profilo del bambino. Questi bambini molto spesso hanno dei tratti sfumati e non sempre vengono riconosciuti per la loro problematica tipica dell'autismo, proprio perché i tratti sono estremamente labili e al limite, diciamo, della patologia o non patologia. La richiesta da parte del genitore è quello spesso e volentieri di un sostegno per quanto riguarda le abilità socio-relazionali. Sono dei bambini che spesso si ritrovano soli, che non vengono capiti dai loro compagni, che non hanno delle strategie per approcciarsi in modo adeguato e soprattutto che non riescono ad approcciarsi in modo corretto o socialmente accettato in base al contesto di riferimento. Quindi, per fare un esempio, se si interagisce con un pari, insomma, un bambino, non so, di 13 anni, interagisce in modo diverso con un suo pari piuttosto che con un adulto o un bambino più piccolo. Questi bambini spesso non riescono a trovare le modalità più solite per approcciarsi alle altre persone, e la difficoltà che ritrovano sia i bambini che i genitori è proprio nel riuscire a stabilire delle relazioni con gli altri che siano positive e continue. Un'altra problematica è quella legata alla scuola, perché molto spesso, o anche nei casi di autismo ad alto funzionamento, ci possono essere delle difficoltà in ambito scolastico che sono più la conseguenza proprio di queste problematiche sociali, relazionali, di capire le situazioni nei vari contesti. Quindi possono ad esempio sviluppare degli interessi verso alcune materie in modo anche molto specifico, e magari non focalizzarsi su altre, quindi essere bravissimi in un aspetto per quanto riguarda la scuola, in una disciplina, e assolutamente incompetenti in un'altra. Quindi l'aiuto che noi forniamo solitamente è da un punto di vista socio-relazionale e da un punto di vista appunto del sostegno scolastico. Per quanto riguarda l'aspetto socio-relazionale, solitamente proponiamo delle attività di gruppo, perché il modo migliore per questi bambini per migliorare le loro abilità con gli altri è proprio sperimentarsi nella vita di tutti i giorni e in contesti un po' più protetti nel rapportarsi con le altre persone. E quindi creiamo dei gruppi che siano abbastanza omogenei per età e per caratteristica, e utilizziamo delle tecniche di role playing, si chiamano, in cui appunto si fanno mettere in gioco delle situazioni, delle scenette che somigliano, che possono rassomigliare a delle situazioni di vita quotidiana, e che loro poi si possono spendere anche nella vita quotidiana. Quindi, non so, invitare un amico a una festa di compleanno, oppure come dire di no ad una richiesta, appunto proprio perché la difficoltà sta nel rispondere in modo adeguato rispetto al contesto di riferimento. Anche esempi così semplici possono aiutarli a rapportarsi in modo più adeguato rispetto alle situazioni che si presentano continuamente nella vita di tutti i giorni.